Ciao a tutti ragazzi, siamo tornati nel terzo video sulla maturità. Allora, adesso parleremo del mese più importante, del mese più bastardo, dai. Scusate la parola, ma è il mese più bastardo perché è una crisi che, mentre nei precedenti video che dovete andare a vedere, la crisi è abbastanza leggera, adesso la crisi è molto molto forte. Allora, parliamo del mese di giugno. Allora, hai finito scuola, quindi sei nella situa che dici, oh, tranquillo, adesso vado in piscina, mi rilasso, faccio tutte le minchiate possibili, però c'hai gli esami, quindi sei in una situazione che anche se magari puoi iniziare a studiare, non so, fra 2 o 3 giorni, quei 2 o 3 giorni lì stai a casa e sei lì così, sul divano, dici io ho gli esami, ma esci, no? Invece sei lì, io ho gli esami, ancora, ma e quindi sprechi sempre quei 2 o 3 giorni lì a non far niente, magari potevi uscire e invece c'è questo pensiero, io ho gli esami e non fai mai, non fai niente, che poi non è vero perché sono uscito lo stesso, però vabbè, per stare, la maggior parte comunque della gente fa così, dice io ho gli esami e si rinchiude in casa a fare video su YouTube come faccio io, non è vero. Si rinchiude in casa e basta. Quindi ti ritrovi a casa senza fare nulla, non vai in piscina, non stai studiando perché studi fra un po' di giorni, guardi le storie, i video di altri perché o guardi la TV, non sai che cavolo fare, guardi le storie degli altri, piscina, crociera, Milano Marittima, Ibiza, Canarie, e tu sei lì su sto cazzo di divano che dici io devo studiare, ancora basta, è rotto, ma vai fuori. Il bello però arriva dopo, quando arrivi all'esame, no? Fai la prima prova, che vabbè, non sai neanche come prepararti perché la prima prova è un tema, ti prepari un po' su tutto, gli argomenti che possono uscirti, però o va, cioè ragazzi, o va. La seconda prova dipende dal tuo indirizzo, ovviamente è diversa, però se non hai fatto un cazzo durante l'anno su quella materia, cioè il voto te lo scordi assolutamente, vi giuro che, a meno che ne ho sentito alcuni che hanno regalato un po' i voti, ma la maestra non sapeva le robe, ti hanno un po' massacrato. La terza prova invece è questo maledetto orale che non si capiva niente perché siamo nel 2019 e abbiamo, c'è stata la riforma. E un casino assurdo, cioè ci sono queste 3 buste che, madonna, sembra, non so, neanche nei giochi, quelli che vedi in TV, le 3 buste, se li dici, ma cosa scegli? Infatti dicevo, beh, sceglierò la numero 3, ho scelto la numero 3 alla fine. Però il giorno prima dell'esame, ragazzi, una crisi, sei lì che dici, cioè, mi sognavo le buste, tipo, io faccio a volte sogni strani, perché lasciamo stare i miei sogni dove, tipo, mica ci sono le streghe, gli elfi, minchiate, avere gente che spara, gente che si uccide, gente con i mitragliatori, e tipo, non so, il mitragliatore sparava buste, e vedevo il numero 3 che usciva, questo qua che era questo tipo, immaginavo il mio prof, vi giuro, con sto mitra, e sparava a buste agli studenti, cioè un ignorante di livelli estremi, però vabbè. Ecco, quindi erano abbastanza in una grande crisi. Però vi dico che comunque le sere, tutte le sere prima uscivo, la sera uscivo. Quindi il consiglio che vi do io come affrontarlo è uscire comunque, non richiudetevi in casa, non state in casa, perché poi la vivete malissimo. Io sono un po' deluso, forse di come è andato l'esame ve ne parlerò forse in un quarto video, se ci voglio farlo. No, dai, se anche voi nei commenti vi supportate e mi mettete like, probabilmente vi dirò come sono andati questi esami. Però un consiglio che vi do è di comunque uscire, non stare chiusi in casa, perché c'è gente che l'ha vissuta malissimo e poi magari non esci col voto che volevi e non hai fatto niente, non so, per un mese non ti sei divertito, non hai fatto niente e stai perdendo il mese probabilmente tra i più belli della tua vita, perché è l'età più bella e quindi sei un pollo, ecco. Detto proprio in sintesi. Quindi ricapitoliamo, tutti vanno in vacanza, tu sei lì che non fai niente, sei in una crisi spaziale dopo che hai fatto sto cazzo di esame di maturità, ubriacati, cioè bevi fino a che non muori. Ecco, questo è proprio in sintesi tutto un po' come l'esame di maturità finale e il mese di giugno. Quindi il video si conclude qua, lasciate un like se fate la maturità, lasciate un like se fate la maturità fra un anno, lasciate un like se fate la maturità fra 2 anni, lasciate un like. Minchia, se fate il liceo, le medie, elementari o l'asilo, mettete un like e iscrivetevi a sto cazzo di canale se non vi arrabbio. Ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao!